Buonasera a tutti, ben ritrovati alla diretta Facebook dal Comune di Santo Stefano Ticino. Oggi è il 7 gennaio e come facciamo spesso, anzi sempre, iniziamo con i dati relativi al Covid. I dati purtroppo cominciano a essere preoccupanti perché ad oggi, dati ufficiali in piattaforma ATS, abbiamo 305 casi positivi, che sono tantissimi. Ricordo che con la variante Delta avevamo superato i 100 casi e ci sembrava un numero esagerato. Adesso, ad oggi, siamo 305. La cosa brutta è che i casi aumentano di 20-30 unità ogni giorno, per cui è chiaro che questa variante Omicron è veramente molto molto contagiosa. Questo è il lato negativo. Il lato positivo è che non è così pericolosa come lo era invece la variante Delta, però è chiaro che bisogna sempre usare tutte le precauzioni del caso. Ecco, vedo i dati sulle fasce di età. Diciamo, la fascia di età più critica è quella che va dai 20 ai 50 anni, è dove abbiamo i numeri maggiori di casi positivi. Quindi, poi stasera o domani pubblichiamo anche i dati aggiornati sui numeri esatti per fascia di età. In questi giorni stiamo aspettando la fine delle vacanze, contatteremo i medici di medicina generale per avere anche informazioni in merito a quali sono e a quanti sono i casi più critici, quelli che magari sono in ospedale o che hanno delle patologie un po' più gravi e che quindi corrono dei rischi. Questo dato ad oggi non l'abbiamo perché, diciamo, è un dato che viene gestito direttamente dai medici di medicina generale. La cosa positiva è che però per quanto riguarda Santo Stefano Ticino, e qui abbiamo dei dati ufficiali che ci arrivano dalla Regione Lombardia, la prima dose è stata effettuata dal 92% delle persone, ovviamente quelli nella fascia di età che hanno l'obbligo vaccinale. Quindi soltanto un 8% non ha fatto il primo vaccino. La seconda dose invece, che viene considerata anche unica dose, questo ha raggiunto il 100%, cioè significa che tutti i cittadini di Santo Stefano in età vaccinale hanno effettuato il vaccino. Per quanto riguarda invece la terza dose, quella che comunemente viene chiamata booster, la percentuale è 58% e continua a aumentare, quindi evidentemente ci vuole del tempo, però tutti la stiamo facendo. Io l'ho già fatta il 28 dicembre. E sicuramente chi non l'ha ancora fatta avrà prenotato e lo farà nei prossimi giorni. Quindi questo è un dato che ci rincuora molto, significa che i cittadini di Santo Stefano sono attenti, sappiamo che l'unica possibilità che abbiamo di non diciamo, incontrare, di non avere delle patologie gravi o di non avere problemi seri è attraverso la vaccinazione. Mi sembra che Santo Stefano Ticino abbia dato una risposta importante e di questo ne siamo veramente contenti. Ricordo anche che le ultime disposizioni ci dicono che avverrà l'obbligo vaccinale per gli over 50 anni, quindi tutti chi avrà più di 50 anni sarà obbligato a fare il vaccino. Quindi questo varrà poi dal 15 febbraio. Dal 15 febbraio c'è l'obbligo del Super Green Pass. Cosa significa? Significa che per poter lavorare è necessario aver effettuato tutti e tre i vaccini, se no non è possibile lavorare. Questo vale sia per i lavoratori del pubblico che per i lavoratori del privato. Chi non si vaccina corre il rischio di ricevere una sanzione che va dai 600 ai 1500 euro, però al di là della sanzione, diciamo che chi non si vaccina corre dei rischi decisamente più gravi. È
è fatto l'obbligo anche dell'utilizzo del Super Green Pass per chi accede nei luoghi pubblici oltre a quelli al luogo di lavoro. Quindi chi va dal parrucchiere, estetista, gli uffici pubblici come le poste, le banche, le attività commerciali, serve esibire il Super Green Pass. Importante perché purtroppo è diventato obbligatorio per gli over 50 anni. Ecco, invece alcuni dati relativi alla scuola. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, sappiamo che da adesso, da quando si riaprirà, quindi da lunedì, con un solo contagio andranno subito in DAD per 10 giorni. La scuola primaria con un solo contagio si attiva la sorveglianza con il testing. Con due o più casi positivi, anche lì si andrà in DAD per 10 giorni. Per quanto riguarda invece le scuole secondarie di primo e secondo grado, è previsto con un solo caso positivo l'autosorveglianza e l'utilizzo in classe delle mascherine FFP2. Con due casi o più è prevista la didattica digitale integrata, cioè chi ha fatto il vaccino rimane in classe sempre con la mascherina FFP2 e gli altri, quelli che non hanno fatto il vaccino, ricordo che per i ragazzi non è obbligatorio, però è ovviamente caldamente consigliato, gli altri, chi non ha fatto il vaccino dovrà andare in DAD. Ricordo, questo è un dato abbastanza importante, che i test saranno gratuiti per tutti gli studenti in autosorveglianza. Sempre in ambito medico, nei prossimi giorni, aspettiamo appunto che finiscano questi giorni di vacanza, sentiremo la nuova dottoressa, quella che inizierà a febbraio, per organizzare direttamente con lei quello che è il discorso di scelta e revoca. Ricordo che potrà accogliere all'inizio per un anno 650 pazienti. Tra un anno avrà, diciamo, la capacità massima, quindi arriverà a 1300, anche più con i ricongiungimenti familiari. Ricordo inoltre che sono aperte le iscrizioni per il pre e post scuola, quindi la ripresa del servizio che coincide con la ripresa della scuola, quindi il 10 gennaio lunedì. Chi sono i destinatari del servizio? Sono gli alunni della scuola primaria. Quale sarà la sede del servizio? Il servizio verrà effettuato presso la sala mensa della scuola primaria, appunto per garantire un ambiente grande, arieggiato e quindi per ridurre i rischi. Il costo del servizio è 48 euro mensili, salvo problemi di Covid che ci obbligheranno ad intensificare la sanificazione o quant'altro, però diciamo questo è un costo orientativo. Il pagamento è anticipato ogni 3 mesi. Chiaro è che lunedì 10 gennaio inizia il servizio, se uno non ha ancora pagato non c'è nessun problema, può tranquillamente usufruire del servizio sia di pre che di post scuola. Poi invierà il modulo col pagamento in comune. Ecco, per quanto riguarda il falò di Sant'Antonio, visto che ormai siamo prossimi a questa ricorrenza, vi informo che non è prevista nessun falò pubblico, quindi organizzato dal comune o da altri. È previsto però, per mantenere la nostra tradizione, in forma privata, cioè è possibile effettuarlo nel proprio giardino, a casa propria, in cortile, all'interno del proprio nucleo familiare. Non è previsto l'assembramento. Tenete presente che però bisogna fare una richiesta, e nei prossimi giorni pubblicheremo un modulo per la richiesta del falò di Sant'Antonio, che deve essere autorizzata dai vigili. Quindi, in conclusione,
La situazione comincia a essere allarmante e preoccupante. Io so che città grosse come Abetegrasso hanno più di 1000 casi, Corbetta 850, Magenta 750, noi siamo 305, è un'esplosione. Omicron è altamente contagiosa, quindi mi raccomando, veramente usate tutte le precauzioni del caso, evitate contatti, evitate il più possibile di incontrare persone. E a maggior ragione lunedì, quando inizieranno le scuole, so che la maggior parte dei genitori accompagnerà i propri figli. Ecco, mi raccomando, mantenete le distanze, usate sempre la mascherina, siamo in zona gialla, quindi c'è l'obbligo della mascherina anche all'aperto. Usate queste precauzioni perché è veramente importante, e buona ripresa a tutti, agli alunni che inizieranno la scuola lunedì, ai lavoratori che inizieranno lunedì, e speriamo che tutto vada per il meglio. Maggiori informazioni ve le darò nei prossimi giorni. Grazie e buonasera a tutti.